io posso sempre supporre che il mio x sia un arco compreso tra 0 e pi greco mezzo. Quindi posso supporre che siamo in questa situazione. Anzi, in verità, supponendo di conoscere sia anche la funzione coseno, posso supporre di conoscere, diciamo, che px sia compreso tra 0 e pi greco 4. Questo perché se x è compreso tra pi greco quarti e pi greco mezzi, allora io so che seno di x è uguale a coseno di pi greco mezzi meno x. Ok? Viceversa, se x è maggiore di, non sta nell'intervallo 0 pi greco mezzi, per esempio se x stesse qua, allora io uso la formula, questo chi è pi greco meno x, no? Uso la formula che seno di pi greco meno x è uguale a seno di x. Insomma, uso una delle formule degli archi associati per ricondurmi a caso di, diciamo, se io per esempio devo calcolare seno di diciamo 19 pi greco decimi, 19 pi greco decimi, dove sta? È quasi 2 pi greco, sta da queste parti qua. Allora 19 pi greco decimi è 2 pi greco, cioè che sono 20 decimi, meno un decimo, quindi se io scrivo un decimo pi greco decimi, questo sta dall'altra parte e il seno è opposto. Quindi io invece di calcolare seno di 19 pi greco decimi calcolo seno di pi greco decimi e poi ci metto il meno davanti. E così faccio qualora x abbia ancora un'altra espressione. Quindi mi interessa calcolare i valori di queste due funzioni quando x è compreso tra 0 e pi greco 4. Tutte e due le devo calcolare, non ne posso calcolare solo una, perché ho detto che quando l'arco è compreso dal pi greco 4 e pi greco mezzi mi riconduco all'altra tramite questa formula. Allora, vediamo un po' se mi può essere di ausilio. Allora, supponiamo, senza fare troppe, diciamo avere troppe pretese, supponiamo che nella mia calcolatrice io voglio un'approssimazione almeno con 6 di cifre decimali. Poi vedremo che se ne voglio di più basta semplicemente allungare la formula. Quindi voglio un'approssimazione, voglio calcolare. Quindi l'esercizio è calcolare seno di x, coseno di x per x compreso tra 0 e pi greco quarti con un'approssimazione, con un'approssimazione migliore, diciamo minore, di 10 alla meno 6. Questo è il mio obiettivo. Allora, vediamo se mi può essere di ausilio la formula di Taylor. Allora, per stabilire la formula di Taylor, io innanzitutto devo fissare un punto. Qual è il punto dove mi conviene fissare la formula di Taylor? In questo caso, siccome nel mio intervallo, in un estremo di intervallo, ho 0, potrei anche fissare la metà dell'intervallo, ma diciamo calcolarmi tutte quelle derivate a metà dell'intervallo sarebbe complicato, perché io non conosco già seno di pi greco ottavi, sì, lo posso ricavare dalle formule di bisezione, però insomma non è un'espressione molto bella. Invece in 0 è tutto molto semplice da calcolare. Benissimo, allora vediamo di scrivere, cominciamo a scrivere le derivate della funzione seno, per esempio. Allora f di x è la funzione seno. Derivata prima, derivata seconda, derivata terza, derivata quarta. Allora, la derivata di seno è coseno. La derivata di coseno? La derivata di meno seno. E la derivata quarta? Sì. Un'altra volta sì.
Allora, come vedete, la funzione di derivata prima, seconda e terza sono diverse. Dalla derivata quarta in poi si ripetono, cioè la derivata quarta è uguale alla funzione, e quindi la derivata quinta sarà uguale alla derivata prima, e così via. Quindi è inutile scrivere ulteriore derivata della funzione seconda. Allora, qua scrivo la generica formula di Taylor, f di x uguale f di x con 0 più derivata prima in x con 0 per x meno x con 0 più derivata seconda in x con 0 mezzi per x meno x con 0 quadro più derivata ennesima in x con 0 fratto n fattoriale per x meno x con 0 alla n, e fatemi scrivere il resto in forma di Lagrange. Lo posso scrivere in forma di Lagrange? Sì, perché qua la funzione seno di che classe è? La funzione seno di che classe è? C infinito. Cioè posso derivabile quante volte mi pare. Quindi quando andrò a scrivere la formula di Taylor, io sicuramente posso scriverla fino all'ordine n e scrivere il resto in forma di Lagrange. Quindi qua mi conviene usare. Allora, cominciamo a vedere seno di x. Quella che io vado a scrivere adesso non è, si chiama un nome particolare, si chiamerà formula di MacLaurin. Ah, io dico Laurin, si dirà Laurin, non lo so, la pronuncia esatta non me la sono mai preoccupato. Allora, cominciamo a vedere. Noi la scriviamo fino a un ordine concreto, basso, diciamo prendiamo n, mo vediamo quanto ci conviene prendere. Allora, cominciamo con il primo termine. Il primo termine è la funzione in x con 0. Per noi x con 0 è 0. Seno di 0? 0. Quindi il primo termine non c'è. Il secondo termine, la derivata di seno è coseno, nel punto 0 fa 1. Qua x meno x con 0 è semplicemente x, quindi il primo termine è x. Torna? Sì, perché se vi ricordate, noi avevamo dimostrato che seno di x era uguale a x più o piccolo di x. Poi, derivata seconda è meno seno. In 0 vale 0. Poi c'è la derivata terza. La derivata terza è meno coseno. Meno coseno in 0 vale 1. Meno 1. Quindi meno un terzo. No? Perché io qua mi sono dimenticato. Qua ce l'ho messo. Qua mi sono dimenticato di mettere il fattore. Quindi 1 su 3 fattoriale. Quindi un sesto x alla terza, quindi meno x cubo sesto. Poi supponiamo di volerci fermare un attimo. Conviene fermarci all'ordine 3? No, perché la derivata quarta in 0 varrà 0. Quindi il resto non lo vado a scrivere della derivata quarta, ma lo vado a scrivere della derivata quinta. Quindi qua ci metto ma la derivata quinta chi è? La derivata quarta era seno, la derivata 5 era coseno. Quindi coseno di xi fratto 5 fattoriale per x alla 5. Quindi abbiamo usato questa formula fino all'ordine 3. E abbiamo scritto i resti in forma di Lagrange. Anzi, fino all'ordine 4, per meglio dire, che abbiamo detto che l'ordine 4 il termine era 0. Adesso io vorrei sapere, questo R5 sarà minore di 10 alla meno 6? No, è un po' troppo grande. Però posso scrivere R5 è minore di quanto? Il coseno come lo volete maggiorare? Io ho un coseno in un punto dove non so dov'è. Quindi come lo vogliamo maggiorare?
In valore assoluto possiamo mangiarla solo con 1. Poi x sapevo che era minore di pi greco. Allora, pi greco quarti alla quinta per 1 su 5 fattoriale. A quanto stiamo secondo voi? Ma saremo dalle parti tra 10 alla meno 2 e 10 alla meno 3. Questo qua sarà minore di 10 alla meno 2 e maggiore di 10. E questo perché 3 quarti alla quinta farà, sarà più o meno minore, sarà un quinto, questo sarà un centoventesimo, quindi un 600. Insomma, tra 10 alla meno 2 e 10 alla meno 3 dovrebbe essere quello. Ok? Quindi io volevo un'approssimazione migliore di 10 alla meno 6. E allora vabbè, basta tornare indietro e continuare un po'. Allora, scriviamo il termine successivo, quindi qual è? Allora, la derivata quinta è di nuovo la f. Quindi, la derivata quinta è di nuovo la f primo. Quindi è così. In 0 vale 1. Quindi viene x alla 5 fratto 5 fattoriale che fa 120. O no? Allora, derivata sesta, la derivata seconda, in 0 vale 0, non c'è. Derivata settima è la derivata terza, quindi viene meno x alla settima fratto 7 fattoriale, cioè 50, 5040. Più. Adesso mi voglio fermare adesso. La derivata ottava in 0 fa 0, e allora la derivata nona. La derivata nona è un'altra volta il coseno, quindi qua mi viene coseno di xi per x alla nona fratto 9 fattoriale. Beh, adesso questo R9, posso maggiorarlo con quanto? Con pi greco quarti alla nona per 1 su 9 fattoriale. Allora, 1 su 9 fattoriale quant'è? 8 fattoriale è 40.320, 9 fattoriale, se non sbaglio, 862.280. Per 820 per 9 fa 2880, 40.000 per 9 fa 260. Quindi sarà minore di 10 alla meno 6 stavolta? Io dico di sì, perché qua ci avete ancora, questo è minore di 0.8. 0.8 per 0.8 per 0.8 fa circa un mezzo. Quindi al cubo fa un mezzo. E, diciamo, se andate a calcolare sarà minore di un mezzo. 0.8 al cubo è leggermente maggiore di un mezzo, ma questo è minore di 0.8. Quindi se fate il cubo vi accorgete è minore di un mezzo. Alla 9 è un mezzo, è meno di un mezzo al cubo, quindi meno di un'ottava. 8 per questo numero qua fa circa 3 milioni, quindi questo qua sarà 3 per 10 alla meno 7. Cioè, non sarà 3, sarà minore o uguale di 3 per 10 alla meno 7. È chiaro? Oh. Quindi, se io voglio ottenere adesso invece di 10 alla meno 6, voglio ottenere come una calcolatrice reale 10 alla meno 12. Bah no, basta. Guarda che qua c'avevi 10 alla meno 3 e non ci arrivavi. Qua sei arrivato a 10 alla meno 6 con due termini in più. Basterà un paio di termini in più. Allora, i termini successivi quali sono? Sono proprio x alla 9 fratto 9 fattoriale meno x alla 11
fratto 11 fattoriale più il termine successivo alla derivata tredicesima, un'altra volta è coseno, è coseno di xi per x alla 13 fratto 13 fattoriale. Adesso questo resto 9 fattoriale avevamo detto era 360.000 circa, 10 fattoriale 3 milioni e 6, 11 fattoriale circa 40 milioni, 12 per 13 156, 40 milioni per 156 sarà 600 e qualcosa, 40 milioni per 156 sarà 6 miliardi. Ok? Sì. Sarà circa 6 per 10, 6, 7 per 10 alla 9. Insomma, poi qua c'è il coseno di xi, poi però abbiamo pi greco quarti alla 13. Pi greco quarti alla 13. Pi greco quarti alla 13. 0.8 al cubo è un mezzo, abbiamo detto circa un mezzo, alla quarta è un sedicesimo e quindi è un trentaduesimo, minore di, sarà minore di un 30, no, di un 0.8 sedicesimi, quindi minore di un ventesimo. Un ventesimo per 20, per questo numero qua, stiamo, diciamo, questo qui R13 è minore di 10 alla meno 11, quindi siamo arrivati alla, a 10 alla meno 11. Allora, se ci abbiamo la calcolatrice a 10 cifre, vabbè, sostanzialmente va bene. Se vogliamo minore di 10 alla meno 12, dobbiamo mettere un altro termine, basta un altro termine. Allora, anche avendo una calcolatrice a 10 cifre, quanti termini abbiamo dovuto calcolare? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quindi per calcolarsi, diciamo, per calcolare la funzione seno, abbiamo già trovato un'espressione per la quale il calcolatore deve calcolare soltanto 6 termini, e di questi 6 termini ovviamente deve calcolare ciascuno dei 6 termini, deve calcolare almeno 12-13 cifre decimali. Però sono termini facili da calcolare perché sono potenze, no? Io prendo x, poi faccio quante moltiplicazioni devo fare qua? In realtà, se io faccio calcolo, vabbè, qua ci guadagno poco, però vabbè, sì, perché intanto calcolo x quadro, poi faccio x per x quadro, questo per x quadro, questo per x quadro, questo per x quadro, questo per x quadro, perché poi mi conviene innanzitutto calcolare x quadro e poi ogni volta devo calcolare il termine successivo, lo calcolo con un'unica moltiplicazione, quindi x quadro, poi 3, 4, 5, 6, 7, devo fare 7 moltiplicazioni, anzi 6, perché x già ce l'ho, quindi devo calcolare prima x quadro e poi fare tutte le moltiplicazioni e calcolare gli altri termini e poi devo fare la divisione per queste costanti, quindi devo fare 6 moltiplicazioni e 6 divisioni. Diciamo, posso fare un programmino dentro la mia calcolatrice che fa queste cose, diciamo, non è quindi un'operazione lunga per la calcolatrice fare, infatti la calcolatrice praticamente risponde in tempo reale, voi premete e lei vi dice sì. E se lo volevo fare col coseno? La cosa è analoga. Se lo volevo fare col coseno, se lo volevo fare col coseno, se ci fate caso, bisogna togliere la y. No, non solo bisogna, allora, se mi scrivo direttamente la formula, è 1 meno x quadro mezzi più x alla quarta 24esimi meno x alla 6 fratto 720 più x alla 8 su 8 fattoriale più meno
x alla 10 più 10 fattoriale più x alla 12 più 12 fattoriale e poi il resto qua R14 sarà sarà meno coseno di xi per x alla 14 su 14 fattoriale. Se voglio calcolare così. Ho fatto un termine in più per il coseno perché questo non costa niente, è una costante, vale 1. Anzi in realtà il coseno è pure più rapido da calcolare perché calcolo direttamente x quadro, poi devo fare le moltiplicazioni x alla quarta di x quadro, cioè così. Quindi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, anche in questo caso dobbiamo fare 6 moltiplicazioni e 6 divisioni per costante. Ovviamente se ho x quadro mezzi poi moltiplico per x quadro e divido per 12, qua moltiplico per x quadro e divido per 30, qua moltiplico per x quadro e divido, capito? Cioè le costanti possono anche essere minori di queste, nel senso che diciamo la costante 720 già sta incorporata qua dentro, allora io invece di prendere questo e moltiplicarlo per 720, capito? Invece di termine la parte x alla 6 prendo semplicemente questo per calcolare il termine successivo, lo moltiplico per x quadro, ci cambio segno e divido per 56 perché da 6 a 8 mi mancano solo 7 e 8 e quindi devo dividere per 56, quindi mi tengo da parte di queste costanti per cui devo dividere ogni volta e quindi alla fine devo fare 6 moltiplicazioni, 6 divisioni per costanti e diciamo 6 moltiplicazioni per x quadro, 6 divisioni per una costante, quindi devo calcolare x quadro, poi devo fare queste operazioni e alla fine le addizioni si trascurano perché le addizioni sono notevolmente più veloci delle moltiplicazioni e quindi alla fine avrò ottenuto un'approssimazione del valore del coseno. Con che approssimazione? Qua se andate a fare il conto, beh, questo sarà ben minore di 10 alla meno 12, quindi diciamo nella pratica già con, poi potrebbero esistere anche formule più diciamo rapide, no? Potrebbero esistere formule più rapide, perché cosa potrei voler fare? Vediamo un po', cerchiamo di ottenere una, fino a qua avevamo subito diciamo ridotto il problema del calcolare il seno di x a calcolare il seno di un arco compreso da 0 e pi greco quarti. Naturalmente per arrivare da 0 e pi greco quarti, per arrivare da 0 e pi greco mezzi tra gli archi associati, per arrivare da 0 e pi greco quarti, eventualmente da seno devo passare a coseno e da coseno devo passare a seno. Ma siccome io le forme di McLaren le devo calcolare per tutte e due, diciamo la cosa non mi costava per me. Poi vediamo un po', se io volessi ulteriormente risparmiare tempo per calcolare seno e coseno, cosa potrei pensare di fare? Potrei pensare di fare questa cosa qui, potrei pensare di calcolare seno e coseno tra 0 e pi greco ottavi, perché che ci guadagno se è tra 0 e pi greco ottavi? Più piccolo intervallo. Ma che cosa ci guadagno sul resto? Che scende il resto, scende più velocemente. E però poi per ricavarlo tra pi greco ottavi e pi greco quarti che faccio? Potrei usare le formule di duplica. Vediamo se mi conviene. Facciamo questo piccolo conto, vediamo se mi conviene. Allora, se sto tra 0 e pi greco ottavi, cosa cambia? Beh, stavamo verso alla 10, alla 13. Se qua ci metto pi greco ottavi, adesso che cosa ho guadagnato? Beh, rispetto a prima, se prima era un ventesimo, adesso ci sta 1 fratto 2 alla 13 a moltiplicare sotto, diciamo 2 alla 13 a moltiplicare sotto, e 2 alla 13 quanto fa? 2 alla 3 fa 8, 2 alla 10 1024, quindi fa 8192, quindi siamo a diciamo 1 fratto 160.000 si può. Quindi siamo scesi da 5 per 10 alla meno 2 circa a 6 per 10 alla meno 6, quindi siamo scesi di 4 ordini di grandezza.
Allora, che cosa vuol dire? Vuol dire che io qua non solo l'approssimazione migliore, ma probabilmente mi potevo risparmiare anche quest'altro un termine. 2 forse no, perché da 9 fattoriale a 13 fattoriale ci sono 4 ordini di grandezza. E poi c'era anche. Quindi alla fine non è che mi conviene tanto, perché risparmio un solo termine. Poi però devo fare le formule di duplicazione. È chiaro? Però posso fare un controllo nel mio programmino. Se per caso x fosse, posso dirgli, prendi x, continua a calcolarti i termini, quando il termine ti è venuto, tu sai già che il termine successivo è diciamo più piccolo ovviamente del precedente, dico quando sei arrivato, anzi quanto è più piccolo del precedente? Beh, da qui a qui dobbiamo moltiplicare per x quadro che già è meno di 1 e dobbiamo dividere per 72, da qui a qui dobbiamo moltiplicare per x quadro e dividere per 110 e così via. Quindi se un termine è sceso al di sotto di 10 alla meno 10 da queste parti posso dare dei valori per ogni cosa. Se questo è sceso al di sotto di 10 alla meno di 3 per 10 alla meno 11, questo non lo calcolare, capito? Oppure se questo scende di 10 alla meno 10, questo non lo calcolare, perché sono sicuro che poi andiamo al di sotto di 10 alla meno 12. Quindi non abbiamo messo un'approssimazione stupida, abbiamo messo 10 alla meno 12, mica poco. Però io posso nel mio programmino dire perché? Perché poteva, per esempio, se qualcuno mi chiedeva di calcolare il seno di x uguale a 0.13, e se ci metto 0.13, qua i termini scendono velocemente. Quindi quando sto qua, per esempio, mettiamo 0.1 per fare conto pari. Se metto 0.1, qua 10 alla meno 7, qua siamo a 10 alla meno 10, quello, anzi, siamo a 2 per 10 alla meno 11. Quello successivo è sicuramente non lo devo calcolare. Quindi che cosa ci risparmio? Ci risparmio che in casi particolari ci metto quell'if, tanto un if rispetto alla moltiplicazione non costa niente, e diciamo a quel punto ne calcolo solo 4 termini e gli altri 3 non li calcolo. Gli altri 2, gli altri 3 non li calcolo. Chiaro? Quindi diciamo c'è una valenza pratica questa formula di Taylor, come no? Ce l'hai qui. Poi naturalmente può essere che io, magari se so altre cose, il valore del seno e del coseno lo posso calcolare anche in un modo diverso, ma questo, diciamo, già così non è che devo fare chissà quali calcoli, diciamo già con un po' di calcoli non troppo complicati riesco a approssimare molto bene il valore della mia funzione seno e della mia funzione coseno. Cioè questo è bello, ma veramente il calcolo di seno, non è che sto dicendo per serie. Ok, allora, facciamo un altro esempio. Oh, guardate che prima di fare questo, cioè prima di avere le calcolatrici, come se lo calcolava la gente quando della funzione, per esempio seno e coseno? Ci stavano dando di tavole, c'erano le tavole, e naturalmente il problema qual era? È che se tu volevi le tavole con il valore della funzione seno o coseno fino alla quarta, quinta decimale, allora le tavole erano così, piccole. Se volevi le tavole con il valore della funzione seno o coseno fino alla decima, dodicesima decimale, per esempio eri un astronomo, devi fare calcoli di astronomia molto precisi, e allora le tavole erano librone così. Chiaro? Eppure avevano un senso, almeno per quell'astronomo che diciamo non si voleva calcolare, che la formula la sapeva, insomma, non è che
una forma che è conosciuta da più di 200 anni, 300 anni, 300, sì. Però, e chiaramente, se era Gauss certe volte non si alzava neanche andare a pigliare le tavole, cioè faceva due calcoli, se le tavole stavano sull'altro, poi lui sapeva l'approssimazione a cui gli serviva, quindi, diciamo, c'era un trade-off, o ti fai più calcoli, o devi avere un libro dove i calcoli stanno già fatti, diciamo, facciamo con la funzione logaritmo. Allora io voglio calcolare, ecco, facciamo un caso concreto, voglio calcolare il logaritmo di 2. Le prime 10 cifre decimali di logaritmo di 2. Allora, qual è la funzione che vado a prendere? La funzione che vado a prendere non è il logaritmo di x, ma è il logaritmo di 1 più x. Sarebbe a dire che io voglio sviluppare la funzione logaritmo nell'intorno del punto 1, quindi una vera formula di Taylor. Però per farla tornare un'altra volta a essere una forma di McLaurin, la funzione non la chiamo logaritmo di x, la chiamo logaritmo di 1 più x. Ok? A questo punto è una forma di McLaurin, perché questa funzione qui la sto sviluppando non nell'intorno di 1, ma nell'intorno di 0. Allora, cominciamo a fare le derivate. Quindi la derivata prima fa, la derivata seconda meno la derivata della funzione composta, la derivata del reciproco è meno 1 fratto questo qui al quadrato, la derivata di 1 più x fa sempre 1, quindi non direi scriverla, la derivata terza più 2 fratto 1 più x al cubo, questa è 1 più x alla meno 2, quindi è meno 2 per meno che fa più 2, 1 più x alla meno 2. Derivata quarta è meno 6 fratto 1 più x alla quarta e così via. Allora, qui scriviamo logaritmo di 1 più x in generale. Allora, il primo termine quant'è? In 0 la funzione vale 0 e quindi non c'è. Il secondo termine devo fare, qua scrivo la generica formula di McLaurin, f di x uguale somma per k che va da 0 a n derivata kesima di f calcolata in 0 fratto k fattoriale per x alla k più il resto è messo, che poi lo scriviamo in forma di piano di Lagrange, come ci va. Quindi qua il primo termine è 0, il secondo termine è la derivata prima in 0 vale x, quindi è x. Poi secondo termine derivata seconda in 0 vale meno 1, quindi meno un mezzo per x quadro. Perché un mezzo? Perché la derivata seconda vale 1, ma nella formula di McLaurin ci sta sotto k fattoriale. Poi derivata terza in 0 vale 2, quindi 2 sesti, perché 3 fattoriale fa 6, quindi 2 sesti fa un terzo per x quadro. Derivata quarta meno 6 24esimi, in 0 vale meno 6 perché 1 più x sparisce sempre, 24esimi, quindi meno un quarto x alla quarta e così più x alla quinta quinti. Mettiamo di volerci fermare qua. Se ci vogliamo fermare qua, cosa dobbiamo scrivere? Dobbiamo scrivere meno la derivata, quindi sesti, e la derivata è 1 più c alla
quinta alla sesta per x alla sesta. Oh, naturalmente io di xi so soltanto che è compreso tra, diciamo, supponiamo x mettiamo maggiore di 0, xi è compreso tra 0 e x. Bene. Allora, andiamo a scrivere nella mia... Quindi qua mi viene 1 meno un mezzo meno un più un terzo meno un quarto più un quinto meno 1 fratto 6 per 1 più psi alla stessa, dove psi è compreso da 0 e 1. È soddisfacente questa formula? Assolutamente no. Assolutamente no, perché il resto, ma se si è compreso tra 0 e 1, quindi questo qui, questo resto è compreso tra meno un sesto, cioè in valore assoluto è compreso tra un sesto al massimo, ma al minimo, anche se qua ci fosse 1 e fosse 2 alla sesta fa 64, per 6 fa 384, quindi non solo sappiamo che c'è un resto, ma c'è un resto consistente. E questo resto consistente, diciamo, sparisce se abbiamo, se portiamo avanti la formula fino all'ordine 10, 12, 15, 20. Mettiamo anche se qui ci fosse 20, 20 è 1 più xi alla 20. Se le cose vanno male, questo vale 1 e quindi vale vicino a un valore vicino a 1, stiamo ancora con un resto dell'ordine di un 20. Quindi questa, diciamo, questa approssimazione diventa buona, ma diventa buona molto lentamente, molto lentamente, quindi non è buona per niente. E allora come voglio fare io se, diciamo, voglio calcolare questo logaritmo 2? Allora, vediamo un po', vediamo un po'. Adesso sfrutto una cosa che vale solo per 2, quindi non è che su tutti i numeri mi posso regolare così, però se fate, facciamo logaritmo di 2 alla 10. Questo da una parte è uguale a 10 logaritmo 2, dall'altra parte è uguale al logaritmo di 1024, che però è 3, vabbè, diciamo, facciamo logaritmo in base 10, tanto poi la conversione è una costante, no? La costante potrei averla calcolata una volta e per tutte, me la sono messa da parte. Se adesso mi conviene calcolare in base 10, ok? Allora, questo quanto vale? Vale 3 più log in base 10 di 1024, di 1,02. Allora, abbiamo ottenuto questa formula. Però, cambiando base, la formula è diversa, certo. Allora, io so, senza, io vi posso anche scrivere, possiamo anche fare, rifare le derivate, lo faremo, ma non lo voglio fare adesso.
e possiamo anche scrivere la forma di McLaren per il logaritmo in base 10, ma non lo voglio fare. Io cosa so? So che se io voglio fare il logaritmo in base 10 di A, questo è uguale al logaritmo in base 10 di E per logaritmo naturale di A. Viceversa, so che il logaritmo naturale di A è uguale al logaritmo naturale di 10 per il logaritmo in base 10 di A. Allora, questa qui è il reciproco di questa costante qui. Allora, questa costante chiamiamola C grande, e questa costante è 1 su C grande. Ok? Allora, C grande di che ordine è? C grande sarà 2 qualcosa, no? Perché E al quadrato è un po' meno, sarà 8 e qualcosa, intorno a 8. E cubo è sicuramente maggiore di 10. Adesso cominciamo col calcolare il logaritmo naturale di 1,024. Stavolta cosa devo fare? Devo fare x meno x quadro mezzi più x cubo terzi meno x alla quarta quarti più x alla quinta quinti, poi il resto sarà meno un sesto 1 più xi alla sesta per x alla sesta. Ora però la differenza è che stavolta x è uguale a 0,024, che è minore di 1 su 40. Adesso, se la levate alla quinta, 4 alla quinta e 2 alla 10 fa 1024, 10 alla quinta e 10 alla quinta, quindi x alla quinta è minore di 10 alla meno 8, x alla sesta è circa 2 per 10 alla meno 10, 2 2 qualcosa per 10 alla meno 10, lo devo dividere ulteriormente per 6, quindi qua sono sceso al di sotto di 10 alla meno 10. Se mi serve 10 alla meno 12 devo fare un altro termine, almeno un altro termine. Ok? Quindi se voglio 10 alla meno 10 mi basta calcolare questi termini, l'approssimazione a 10 alla meno 10, se voglio 10 alla meno 12 devo calcolare almeno un altro termine. Però stavolta diciamo, a cosa è dovuto il fatto che questa cosa scende? È dovuto alle, diciamo, alle costanti che stanno davanti? No, è dovuto solo al fatto che x è molto vicino a 0 e quindi x alla sesta scende veloce, veloce. Una volta fatto questo, ho calcolato questo, allora io lo divido per C e mi ricavo con in base 10. Ci sommo 3 e ottengo il logaritmo in base 10 di questo, lo divido per 10 e ottengo facciamolo. Allora, facciamolo con un'approssimazione di 10 alla meno 3, vai. Mi serve però C, c'è una calcolatrice? Sì. Allora, ditemi quant'è il logaritmo naturale di 10. Non mi sbaglio, 2,43, ma ce l'hai questa calcolatrice? 10.
30, 25, non può essere. Se la base E è di 10, deve essere maggiore di 2,30. 2, ah no, non l'ho sentito di più. 2,30-25. Ah, è 2,30. Vabbè, se dobbiamo arrivare alla terza decimale ce ne bastano 4. Adesso prendete questo numero e fate il reciproco. Quindi logaritmo in base 10 di E, fate uno, c'è il tasto 1 su X. 0,40. 2, 43, 41, mi ricordo a memoria. 4, 43. Okay. Va bene, allora questa è quella che abbiamo chiamato C e questa è quella che abbiamo chiamato 1. Allora, logaritmo naturale di 1,024 è uguale a 0, ah no no, sì sì, no, è giusto, 0,024 meno, allora 24 per 24 576, quindi qua viene 0,576 diviso 2 è 288, però vediamo un po', x quadro sono 576 per 10 alla meno 6 diviso 2 più altri termini più il resto r2, il resto non lo calcolo perché già qua siamo scesi al di sotto di 10 alla meno 3. Adesso il tutto lo devo moltiplicare per C e poi devo fare, ci devo sommare 3 okay. Quindi devo fare 2,3025 per 0,0243 approssimiamo, lo approssimo per eccesso questo qua, fate questo qua, fatelo con la calcolatrice, mi dite quant'è. Dai, se no lo faccio a mano, se ci devo mettere, se ci mettete più tempo a farlo con la calcolatrice. 0,0559. Adesso questo lo devo sommare a 3,0559 e il tutto lo dovete dividere per 10 e non va bene, c'è qualcosa, abbiamo sbagliato qualcosa, allora vediamo un po'. No, no, 0, questo qui. E adesso, no, no, non è giusto, abbiamo ottenuto di nuovo il logaritmo in base 10, no, 3, no. Questa era in base 10, ci conviene fare tutti il logaritmo, sì, sì, 0,3559 no, perché ho sbagliato qua, vedi? Abbiamo fatto il coso, no? Dovevo dividerlo per C per ottenere quello in base 10.
quindi devo fare questo qua, devo fare 0,0243 diviso 2,3025. Quant'è? 0,0105. Adesso lo devo sommare a 3 e dividere per 10, quindi avrò 0,301. E adesso il tutto lo devo moltiplicare per 2,3, per 2,3025. Quanto fa? Fa 0,69 e poi dovrebbe venire 2 qua. Sì. Perché poi il termine successivo è 3 più 3. 69,2 e 69,3. 69,3. Sì, sì. 9,3. Adesso fate il logaritmo di 2 naturale con la calcolatrice. Si esce là. È 0,69,269. Sì. Vabbè. Qua non è che diciamo. Non è. Ci abbiamo messo un quarto d'ora. Che non è un granché, visto che c'è la calcolatrice. Però sempre meglio che usare la formula di Taylor, diciamo, di McLaren originale. Perché se usavo la formula di McLaren originale, quanti termini devo calcolare? Era una formula che convergeva, cioè troppo lenta, troppo lenta. Allora, questa è una, qua tra l'altro è effettivamente, non so adesso quale sia la formula che usano le calcolatrici, adesso non ne ho idea, non sono andato a verificare questa cosa, però era un'approssimazione che potevate fare molto bene con la calcolatrice, cioè io devo fare il logaritmo in base 10 di 2. Allora questo è uguale a un decimo per il logaritmo in base 10 di 2 alla 10, ma 2 alla 10 fa 1024, quindi questo è uguale a 1024 è 3, diciamo 3 più logaritmo in base 10 di 1,024. Allora 1024 ho scritto come 1000 per 1024, logaritmo in base 10 di 1000 è 3, lo divido per 10 fa 0,3. Adesso che cosa significa questo? Significa che adesso io questo posso scrivere come 0,3 più un centesimo per logaritmo in base 10 di 1,024 alla 10. Che cosa ho guadagnato? Allora, guardate tutto il procedimento che, a che cosa ho portato. Io ho preso un numero, voglio calcolare il logaritmo, lo elevo alla decima potenza, mi viene 1024. Questo 1024 ha 3, diciamo, per riportarlo al numero tra 1 e 10 devo spostare la virgola di 3 posizioni. Che vuol dire? Innanzitutto il numero di partenza era tra 1 e 10, quindi il logaritmo era 0, perché era logaritmo in base 10. Adesso, dovendo spostare a sinistra di 3 posizioni il numero per riportarlo a diciamo un numero tra 1 e 10, vuol dire che la prima cifra decimale è 3. Adesso riprendo il numero dopo che ho spostato la virgola, rifaccio la decima potenza, per esempio sarà, in questo caso sarà un numero tra 1 e 10. Essendo un numero tra 1 e 10, per spostarlo, per riportare un numero tra 1 e 10 non devo spostare niente, quindi che vuol dire che la seconda cifra decimale del logaritmo in base 3, del logaritmo
in base 10 di 2 sarà 0. Ok? Insomma, se mi date una calcolatrice faccio qui. No, secondo secondo. No, c'ho le mani fatte di gesso. Finché si rovina la calcolatrice è su 10 euro. Se rovina un telefono è un'altra cosa. Allora, fammi 1,024 alla 10. Alla 10? Sì. 1,2676. Tra l'altro anche questo si potrebbe fare, diciamo, più velocemente usando formule tipo Taylor, ma comunque 1,2676, quindi questo vuol dire che io qua avrò 0,30 più un centesimo logaritmo in base 10 di 1,2676 alla 10, se rifanno lo stesso discorso di prima. Quindi la seconda cifra era 0 perché qua non devo spostare niente, adesso devo fare 1,2676 alla 10. Diciamo pure che 1,26 al cubo farà quasi circa 2. Allora se diciamo, supponendo che quello sia 2, mi rimane 2 alla 3, viene un numero vicino a 10, quindi 10,76. Allora 1,2676 alla 10 fa 10,715. Allora qui che cosa mi viene? Quindi posso dire che viene 0,301, perché devo spostare una posizione, più la cifra successiva, un millesimo del logaritmo in base 10 di 1,071 alla 10. Vabbè, ora sta cosa fino a quando potete farla? Beh, se usate 3 cifre decimali con approssimazione potete farla 2-3 volte, se usate 8 cifre decimali potete farla 8 volte, insomma. Dipende, diciamo, l'errore si propagherà esattamente, diciamo, diciamo, potete farle tante volte più o meno quante sono le cifre decimali che c'era dall'inizio. Quindi a questo poi bisognerebbe fare degli altri conti. Quindi qui per esempio anche qui alla decima sarà 0, quindi verrà 0,301 eccetera eccetera. Okay. Logaritmo in base 10 di 2. Vabbè, ora non allora ci possiamo ricordare questa cosa qui, giusto per il logaritmo in base di 10 di 2 è circa 0,3. Il logaritmo in base di 2 è circa un po' meno di 0,7. Quello è, diciamo, è una cosa utile da ricordare. Per quale motivo? Se io in matematica finanziaria, quando voi volete calcolare il capitale, diciamo, e volete calcolare il tempo di raddoppio del capitale, alfa è l'interesse, il saggio di interesse. Il saggio di interesse è dato dal, diciamo, tot fratto 100. Tot è quello che vi danno come interesse percentuale. Per esempio, 7% è 7%, vuol dire che alfa è uguale a 0,07. Ok? Allora, se io voglio calcolare questa, C per 1 più alfa
è il capitale più gli interessi, C per 1 più alfa alla n è il capitale più gli interessi dopo n a. Questo perché l'interesse si compone. Adesso se faccio il logaritmo in base 2, qua mi viene logaritmo in base 2 di C più n logaritmo in base 2 di alfa, di 1 più alfa. Scusate, facciamo il logaritmo in base E. Mi conviene fare direttamente il logaritmo in base E. Più n logaritmo in base n di 1 più alfa, cioè logaritmo in base E, logaritmo naturale di 1 più alfa, uguale logaritmo naturale di C più logaritmo naturale di 2. Allora vedete, questo e questo se ne va. E allora, siccome logaritmo naturale di 1 più alfa, se alfa è abbastanza piccolo, è circa alfa, voi trovate, semplificando, l'equazione n alfa uguale circa logaritmo 2. Quindi n è uguale circa logaritmo naturale di 2 fratto alfa. Cioè è uguale circa a 70 fratto 100 alfa. 100 alfa era l'espressione dell'interesse come numero intero, no? 7%, 100 alfa fa 7. Quindi è il tempo di raddoppiamento è circa 70 fratto il numero, diciamo, il saggio di interesse espresso in punti percentuali. Quindi se per esempio nel nostro caso supponiamo il tasso di interesse sia il 7%, il tasso di 7, il capitale raddoppia circa in 10 anni. Controprova, fai 1.07 alla 10. 1.07 alla 10. Quanto fa? 1,96. Quindi sbaglia di poco, eh? Adesso proviamo con un saggio interesse più basso. Proviamo con il 2%, fai 1.02 alla 35. 1,99. Vedi che è abbastanza preciso. È abbastanza preciso perché la diciamo, qua abbiamo fatto due approssimazioni, una la logaritmo di 1 più alfa uguale alfa, che ovviamente più è piccolo alfa meglio è, e l'altra approssimazione abbiamo preso logaritmo naturale di 2 uguale a 70, e non è 70, diciamo 100 logaritmo naturale di 2 è 70, ma non è 70 ma è 69. Quindi diciamo, però diciamo, per valutare a spanne il tempo di raddoppiamento del capitale, questa è la formula che diciamo una delle poche cose che conviene magari ricordarsi, perché insomma può servire in varie occasioni. Vediamo un attimo, sempre è chiaro che questo non stiamo parlando più di formule di Taylor, stiamo parlando di altre cose, però oggi sono 3 ore, quindi facciamo anche un po' di esercizi. Visto che stiamo parlando di questo, approfitto per dire un'altra cosa. Allora, tu devi pagare l'assicurazione della tua macchina 500 euro. Annui. Magari. Vabbè. Io pago qualcosa in meno, di poco ma di meno. Però vado piano. Allora, siccome arriva, mettiamo 1000 per fare giusto più impressione, no, può darsi che insomma arrivano 1000 euro tutti insieme, una bella botta. Quindi l'assicurazione cosa ti fa? Ti fa il frazionamento semestrale. Ti ricarica una percentuale. Diciamo, mettiamo il 3%, quindi invece di 500 sono 515 e 515. È accettabile secondo voi o è troppo? Piuttosto che cacciare 1000 euro subito, sembra accettabile.
Quando vi ha fatto pagare l'assicurazione di interesse? 3%. No. Ha fatto pagare il 12%. Su quello che ti ha prestato, quello che cosa ti ha prestato? Ti ha prestato 500 euro. Tu 500 li ricacciano lo stesso. Quindi in tasca ti conservi 500 euro. Per quanto tempo li conservi? 6 mesi. 6 mesi. Quindi lei ti ha prestato 500 euro per 6 mesi. E su 500 euro per 6 mesi paga 30 euro di interesse, è il 12%. Questa è la verità. Siccome viene diviso 4, perché quello ti presta la metà del capitale per la metà del tempo, e siccome 3% non suona tanto alto, allora sembra una cosa accettata. Però in realtà ti ha fatto pagare il 12%. Anche se qua ti facesse l'1%, qua ti facesse diciamo il 2%, va? In realtà ti sta facendo pagare su quella somma l'8% di interesse. Questo è, diciamo, allora, tenere conto, vabbè, come allora c'è un è una cosa analoga, adesso non è esattamente la stessa cosa, però vale la pena di dirlo. C'è un film famoso che si occupa della vita di uno che è stato uno dei più bravi truffatori al mondo. Si è riuscito a far passare per medico, per professore universitario, per tutte le cose, per pilota d'aereo. Dopodiché, dopo un certo numero di anni, lo hanno beccato. Era un film con DiCaprio. E allora, poi si è messo a collaborare con le forze dell'ordine, c'è anche un sito abbastanza famoso. Allora, per esempio, questo per quanto riguarda le truffe, lui dice: quando è che ti puoi fidare di una comunicazione? Cioè, ti telefona qualcuno, dice di essere, oppure si presenta uno, dice di essere dell'ente, ti puoi fidare? Allora lui dice: per fidarvi bisogna che comunicate con un'istituzione, diciamo, nota, e che la comunicazione sia partita da voi. Quindi se chiami tu all'Enel e quello ti risponde: pronto, sono Enel, tu puoi fidare, perché l'hai chiamato tu, sapevi che il numero era quello, quello ti risponde che grosso modo. Se tu chiami uno diciamo Tizio, perché Tizio ti ha dato il bigliettino, e chiami Tizio, quello ti dice sì, sono Tizio, quello potrebbe benissimo essere Caio, perché quando ti ha dato il bigliettino ci ha messo sul bigliettino scritto Tizio, ma in realtà era Caio. È chiaro? Però se chiami lei si sa che esiste, diciamo, ci sta il numero sulla guida, più o meno di quello ti puoi fidare, perché diciamo, altri avrebbero telefonato prima e si sarebbero accorti dell'errore. Quello ti risponde: pronto, sono Enel, ti puoi fidare. Se telefona l'Enel a te, non ti puoi fidare al 100%, perché potrebbe essere qualcun altro, oppure qualcuno che si presenta al posto dell'Enel. Se non ha un dovuto tesserino, insomma qualcosa che possa permettere di identificare, puoi fidare fino a un certo punto. Quindi queste sono per quanto riguarda invece la cosa, c'è una parziale analogia col discorso: se qualcuno vi propone di firmare un contratto per quanto riguarda un'assicurazione, una qualunque forma di investimento, qualunque cosa eccetera, il concetto qual è? È che, ma anche semplicemente tu, uno che ti vuole vendere una cosa, qualunque cosa, lui, per esempio, stai in vacanza, ti avvicini il venditore ambulante e dice: ah, guarda, questi qua sono bellissimi, 10 euro, oppure 100 euro, poi contratti può scendere a 10. Però, a qualunque, cioè, il concetto è che lui i conti se li è fatti prima. Lui i conti se li è fatti prima. Quindi, qualunque cosa sia, tu dici: sì, lo voglio prendere in considerazione, dopodiché mi lasci le informazioni, oppure ti voglio far fare un contratto per telefono, mi dici su che sito sta, me lo vado a vedere, mi faccio i conti e poi ti richiamo io. Se dite poi ti chiamo io, guardate, se tutti i contratti telefonici spariscono all'istante. Dice: no, se li chiamo io, se li chiami tu non va bene.
Chiaro? Anche perché poi se li chiami tu non è che trovi quell'operatore là, quindi non è lui che piglia la percentuale. Ok, allora torniamo alle nostre formule di Taylor, vediamo se abbiamo un po' di tempo. Abbiamo 20 minuti, forse devo fare un'interruzione perché non ce la fa forse il gruppo. Siamo partiti a mezzogiorno, quarto. 20. E 20. Siamo all'1.36, non lo so. Quando da forfemero. Allora, facciamo un po' uno specchietto, rifacciamo uno specchietto con così come facciamo le derivate, rifacciamo tutte le funzioni che conosciamo, facciamo le derivate e andiamo a scrivere le formule di MacLeod. Allora, prima i polinomi li faccio a parte, no? Perché mi conviene farlo con degli esempi. Prendiamo un polinomio 3 più 2x più x quadro meno x cubo. Questo è già la sua formula di Taylor. Un polinomio è già la sua formula di MacLaurin, scusate. Ok? Se io voglio scrivere il polinomio, diciamo, nel punto 1 più t, se voglio fare questa sostituzione, quindi ho 3 più 2 per 1 più t più 1 più t al quadrato meno 1 più t al cubo, posso usare la formula di Taylor, l'ho già detto, lo ripeto, per calcolarmi velocemente questa espressione. Per quale motivo? 1 più t l'ho messo al posto di x, quindi t è uguale a x meno 1. Ma io ho un modo di riscrivere il mio polinomio, vicino come somma di potenze di x meno 1? Certo, il mio polinomio p di x ha le derivate. Allora, derivata prima è meno 2x quadro più meno 3x quadro, scusate, più 2x più 2. La derivata seconda è meno 6x più 2. La derivata terza è meno 6. La derivata quarta fa 0, perché poi abbiamo dichiarato 3. Allora, se io mi ricordo adesso la formula di Taylor nel punto 1. Nel punto 1, adesso devo valutare il polinomio, innanzitutto devo valutare il polinomio nel punto 1. Allora, 3 più 2, 5 più 1, 6, meno 1 fa 5. Quindi 5. Poi, più, il termine successivo chi era? La derivata prima, valutata in 1, quindi meno 3 più 2 più 2 fa più 1, x meno 1. Poi la derivata seconda valutata in 1 fa meno 4 mezzi, quindi meno 2 x meno 1 quadro, più la derivata terza meno 6 valutata in 1 fratto 6, quindi meno 1 x meno 1. Vi ricordate che t meno 1 è uguale, che x meno 1 è uguale a t, e quindi qua mi viene 5 più t meno 2 t quadro meno t. Ok, se provate, vedete il termine, la costante viene 3 più 2 5, poi qui avete 1 più 2t, qua avete 1 più 3t, qua quindi 2t più 2t meno 3t fa t. Insomma, se sviluppate, poi di t quadro qua ce ne avete 1, qua ce ne avete meno 3, quindi meno 3t quadro, t cubo viene solo da qua, viene meno t cubo. Quindi effettivamente potete, diciamo, quindi la formula di Taylor, io, vedete, qui ho scritto la formula di MacLaurin,
che è il polinomio stesso. Qui ho scritto la forma di derivata che è il polinomio scritto in modo un po' diverso. Io ho fatto le derivate, ho poi preso il polinomio e le sue derivate e le ho valutate non nel punto 0 ma nel punto 1. A quel punto, quando vado a scrivere la forma di derivata, mi compare non x meno 0 che fa x, ma mi compare x meno 1. Qua non mi compare niente, qua mi compare x meno 1, x meno 1 quadro, x meno 1 cubo e così via. Se x meno 1 è uguale, diciamo, ha un significato particolare per me, quindi io voglio dare un nome t, allora mi aiuta per esempio a risolvere questa espressione. Quindi fare una traslazione in un polinomio può essere a volte più agevole, piuttosto che sviluppare questo quadrato e questo cubo e fare tutte le somme, posso fare anche in quell'altro modo e poi x meno 1 lo chiamo t. Ok, diciamo è un modo alternativo che può essere abbastanza veloce. Ok, allora adesso andiamo a considerare un po' di funzioni. Allora cominciamo con la funzione esponenziale e alla x. Questa è f di x, f' di x fai alla x. Andiamo a scrivere la forma di MATLAB. Allora f di x, in realtà qualunque derivata, la derivata achesima della f in x fa sempre alla x, quindi adesso quando vado a scrivere MATLAB che devo fare? La funzione del punto 0, cioè 1, poi la funzione della derivata in 0 che fa sempre 1 per x, poi le derivate fanno sempre in 0 fanno sempre 1, x quadro mezzo più x cubo sesto più x alla n, x alla n fattore più o piccolo x alla n. Oppure se preferite, qui invece di scrivere piccolo di x alla n, cosa dovete mettere? Dovete mettere x alla n più 1 fratto n più 1 fattoriale, ma qua ci dovete mettere d alla x. Questo è il resto in forma di Lagrange, dove il valore assoluto di x è minore del valore assoluto di x. Quindi diciamo se x è positivo, questo scusate qua ci manca il fattore, quindi se x è positivo non è che sia un granché, se x è molto grande diciamo può anche essere una quantità diciamo abbastanza grossa, quindi. Però in compenso abbiamo che comunque questi termini scendono abbastanza velocemente qui comunque sotto c'è il fattoriale, anche se x fosse maggiore di 1 questo va infinito, ma questo va infinito e il rapporto, il termine ennesimo di questa formula, se n tende a infinito, tende a 0. E comunque anche questo resto ennesimo tenderà a 0, perché se stiamo una volta fissato x, questo diciamo e alla xi, se xi è minore di x, e alla xi è minore di alla x, che è fisso, non dipende da n, questo qui invece x alla n su n fattoriale che è da 0. Quindi comunque la formula di MacLaurin è questa qui. Quindi se la voglio scrivere in forma compatta, come la posso scrivere? La posso scrivere somma per k che va da 0 a n, e qua ci devo mettere x alla k fratto k fattoriale più o piccolo x alla n. Questa è la mia formula di MacLaurin per quanto riguarda l'esponenziale. Poi abbiamo quella di seno e coseno. L'abbiamo già scritta, quindi seno di x è uguale a x meno x cubo sesti più x alla quinta su 120 più eccetera eccetera. Oh, questa formula innanzitutto come la voglio scrivere?
somma che k che va da 0 a n, qua ci devo mettere meno 1 alla k x alla 2k più 1 fratto 2k più 1 fattoriale più o piccolo di x alla 2n di x alla 2n più 2. Per quale motivo si scrive così? Allora, io non voglio una somma che mi dice uno sì e uno no, voglio avere una somma che a ogni volta che incremento k di 1 mi produca il termine giusto. Allora, per produrre il termine giusto io devo ricordarmi che gli esponenti vanno di 2 in 2, diciamo qua, quale esponente è 1, quale esponente è 3, quale esponente è 5. Allora, se k lo faccio partire da 0, e come si esprime 1, 3, 5? Ecco, il doppio di k più 1. Quindi qua ci devo mettere l'esponente 2k più 1. Poi sotto ci devo mettere lo stesso esponente fattoriale, quindi 2k più 1 fattoriale. Poi mi devo ricordare che davanti al termine ci sta un segno. Questo segno alterno, prima viene più, poi viene meno, poi viene più, poi viene meno. Come lo posso, diciamo, ottenere questo segno alterno? Meno 1 alla k. Se k è uguale a 0, meno 1 alla 0 fa 1. Se k è uguale a 1, meno 1 alla 1 fa meno 1. E così via. Quindi se andate adesso a scrivere i vari termini, per esempio, supponiamo n sia uguale a 3, avete 1 per x alla 1 fratto 1 fattoriale, viene x. Poi avete meno x cubo sesti. Poi più x alla 5 fratto 5 fattoriale, meno x alla 7 fratto 7 fattoriale, e siete arrivati a 3, a k uguale 3, avete n uguale 3. Il termine successivo è x alla, va con x alla 9, quindi è o piccolo di x alla 3 per 2 6 più 2 8, e torno. Chiaro? Quindi questo è il modo. Per quanto riguarda il coseno invece abbiamo 1 meno x quadro mezzi più x alla quarta su 120, su 24, scusate, meno x alla 6 su 720, eccetera, eccetera, uguale somma per k che va da 0 a n, meno 1 alla k, x alla 2k fratto 2k fattoriale, più o piccolo di x alla 2n. Abbiamo proceduto esattamente in modo analogo. Adesso l'esponente è esattamente il doppio di k, perché quando k uguale a 0 l'esponente è 0, quando k uguale a 1 l'esponente è 2, quando k uguale a 2 l'esponente è 4 e così via. Quindi qua ci devo mettere 2k. Sotto ci devo mettere sempre l'esponente fattoriale, quindi ci devo mettere 2k tra parentesi fattoriale, che ovviamente non è 2 per k fattoriale, ma è molto di più. È 2 alla k per k fattoriale. Poi c'è il termine alterno che inizia sempre col più e quindi sempre meno 1 alla k, e poi devo tenere conto che i gradi sono di 1 inferiore, quindi alla fine ci devo scrivere non o piccolo di x alla 2n più 2, ma o piccolo di x alla 2n più 2. Ok, adesso penso che, diciamo, piuttosto che andare a fare altre formule, no, ci sono un quarto d'ora, forse qualcuno la ce la faccia. Allora, 14 minuti. Allora, prima di andare a fare altre formule, andiamo a osservare qualcosa. Punto numero 1. Se io derivo quel x, quando mi viene? Se io derivo questo. Se io derivo questo. Se io derivo questo. Ci sarà un motivo? Sì. Sì che c'è il motivo, perché quando andavamo a fare le formule di Taylor, le derivate, la derivata di seno è coseno. Quindi se scalo gli indici tutti di 1, mi vengono le derivate di coseno. E quindi da questa banale osservazione segue, facendo due conti, che le derivate di questi termini devono essere i termini del coseno. Ma dice, ma anche la derivata di coseno fa meno seno.
e quindi anche i termini della derivata di, diciamo, del coseno devono, derivati devono fare meno i termini del seno. Infatti è così. Se derivi 1 fa 0, quindi è semplicemente scala di 1 all'indice, perché derivi 1 fa 0 e quindi qua il termine, la costante, infatti fa 0. Derivo questo meno x quadro mezzi fa meno x, che è l'opposto di questo. Derivo x alla quarta 24esima fa x cubo sesti, che è l'opposto di questo, è così. No, sto sempre derivando, integrale non li conosciamo. Non ti preoccupa, quando arriverà a riconoscere, faremo una nuova conoscenza. E per l'esponenziale, la derivata dell'esponenziale è l'esponenziale stesso. E allora, che vuol dire? Vuol dire che se deriva un termine, deve vedere esattamente il termine precedente. Deriva di x quadro mezzi fa x, la deriva di x cubo sesti fa x quadro mezzi, e così. Vedete che tocca. Non solo, ma c'è qualche relazione tra la... c'è qualche relazione tra la formula di McLaury dell'esponenziale e quella di seno e coseno. C'è qualche cosa che sembra... se io prescindo dal fatto che alcuni ci stanno, alcuni non ci stanno, quando compare un termine, se prescindo anche dal segno, i termini di seno e quelli di coseno sono proprio quelli della funzione esponenziale. Per meglio dire, il seno prende tutti i termini di grado? E invece di prenderli con lo stesso segno, li prende? Il coseno prende tutti i termini di grado? E li prende sempre di segno? Insomma, mi sembra un'osservazione non banalissima. Allora, vediamo per esempio anche seno iperbolico e coseno iperbolico. Chi è il seno iperbolico? È e alla x meno e alla meno x mezzi. E il coseno iperbolico è e alla x più e alla meno x mezzo. Ora, che succede al e alla x se io ci metto meno x? No? Alterni, perché il meno mi cambia solo i termini di grado dispari. Uno non lo cambia, x quadro, meno per meno fa più, non lo cambia. Quindi mi cambia solo i termini di grado dispari. Adesso, quando io vado a fare... quindi scriviamoli uno sotto l'altro, scriviamoli per esempio fino a x alla n su n fattoriale più resto e mesi. Adesso e alla meno x 1 meno x più x quadro mezzi meno x cubo sesti più meno 1 alla n x alla n su n fattoriale più resto e mesi. Adesso, quando vado a fare la semisomma, per esempio il coseno iperbolico, la semisomma, che mi rimane? Allora, quando vado a fare la somma, i termini di grado dispari se ne vanno, i termini di grado pari raddoppiano, poi divido per 2, quindi è come fare la semisomma, è come prendere solo i termini di grado pari. Allora, che cosa scopriamo? Scopriamo che il coseno iperbolico ha esattamente gli stessi termini del coseno, però qua sono di segno alterno, là no. Là sono tutti così. È la stessa cosa per il seno iperbolico. Cioè, x più x cubo sesti più x alla 2n più 1 fratto. Quindi in realtà abbiamo e alla x, poi se prendiamo solo i termini di grado pari abbiamo il coseno iperbolico, se prendiamo solo i termini di grado dispari abbiamo il seno iperbolico, se poi ci mettiamo un segno alterno partendo da più nel coseno iperbolico diventa coseno,
e il segno iperbolico diventa. Quindi in realtà queste cinque formule sono tutte parenti. E poi vi posso anche far vedere qual è il grado di parentesi, cioè si intuisce che sono parenti, perché hanno lo stesso DNA. Chiamiamolo DNA questo qua. Compare lo stesso DNA. Poi se volete il grado di parentela, poi ve lo farò vedere. Vabbè, qua ce l'avete il grado di parentela, questo non è altro che alla x meno e alla meno x mezzo, e questo non è altro che alla x più e alla meno x. Se io facessi il coseno iperbolico di, immaginate per un attimo qua di metterci x, allora cosa succede? X al quadrato quando fa? Meno x quadrato. X alla quarta fa più x alla quarta. Quindi coseno iperbolico di x, la variabile in quel caso sarebbe complessa, noi non abbiamo fatto funzione di variabile complessa, ma il coseno iperbolico di x sarà proprio uguale al coseno di x. E così il seno iperbolico di ix sarà i per il seno di x, perché in quel caso compare una i nella vecchia idea. Comunque, sono parenti, sono parenti, è sempre diciamo la stessa formula masticata in maniera diversa. In un certo caso ci compaiono tutti i termini, in un altro caso compaiono solo i termini di grado dispari, solo i termini di grado pari. Quindi come vedete alla fine abbiamo fatto 5 funzioni, 5 formule di McLaurin, per ricordarcele, spero che basta ricordarsi quella dell'esponenziale più qualche altra cosa collaterale, ma non è che serve rifarle tutte quante. Quindi se uno si ricorda questo tipo di relazioni che ci sono, guardate che qua di ridondanza ce ne avete parecchia, perché il coseno iperbolico, se vi ricordate la definizione, dall'esponenziale potete subito ricavarvi questo, oppure viceversa, se vi ricordate che il coseno iperbolico ha tutti i termini di grado pari, allora vi ricavate subito come deve essere fatto rispetto all'esponenziale. Quindi c'è ridondanza, quindi ricordando, poi sappiamo che la derivata del coseno iperbolico è il seno iperbolico, la derivata del seno iperbolico è il coseno iperbolico, sono tutte cose che ripetono praticamente le stesse informazioni. Quindi siccome le cose non si dimenticano mai tutte in una volta, diciamo che se uno studia per bene queste cose, queste formule di McLaurin se le può ricordare senza nessuna difficoltà, perché sono praticamente tutte quante derivate da quella della funzione esponenziale, che poi tra l'altro è la più semplice forma di McLaurin da ricavare. È chiaro?